Nel suo frutteto di Morget, Luciano coltiva la passione della sua vita, le mele, Gold, Renette e Jonagold, 80 alberi che cura quotidianamente senza bisogno di trattamenti chimici, perché a 1000 metri di quota i parassiti sono quasi del tutto assenti. Come si è appassionato alla frutticoltura e alle mele? Ma è stata una passione che è venuta 30-35 anni fa. Un po' già mio padre ne aveva piantate nei tempi addietro, poi un po' mio zio che aveva questa passione, lui li aveva lì a Davise, a Runaz, e così mi sono anche un po' documentato e appassionato. Perché le piace la frutticoltura? Ma è una cosa che mi è piaciuta sempre, per il fatto che stai nella natura, a contatto con l'agricoltura, con i prodotti, diciamo, della terra. Che stagione è stata questa per le mele? Ma direi discreta, a parte un po' la siccità che è mancata molto l'acqua nel mese di giugno, luglio, e anche ad agosto, comunque siamo riusciti a sopperire nonostante tutto col fatto che qui abbiamo anche la possibilità di irrigare, una piccola irrigazione sotto chioma, quindi sono riuscito ancora a cavarmela abbastanza bene. In questi ultimi anni l'interesse dei consumatori, sia locali che turisti, per le mele è cresciuto, facendo aumentare la domanda. Ma ultimamente devo dire che c'è una passione anche da parte della gente, sia del posto che i turisti, perché mi vengono, mi chiedono allora quando sono mature possiamo venire, quando possiamo ritirarle. No, c'è questa passione.